Come va? Bene, allora scusate, io devo fare una piccola prova di audio perché non abbiamo fatto il soundcheck con la mia voce e quindi io se parlo con il microfono così e tu alzi poco poco il volume, voi mi sentite abbastanza bene, no? Sì, da paura, perfetto. Allora, va bene così col soundcheck, grazie mille, un applauso al sempre pronto Pietro. Buonasera a tutti. Anzitutto devo fare una comunicazione di servizio. Questa sera io farò uno spettacolo diverso da quello che era messo in programmazione, perché ho questo nuovo monologo che sto portando in tournée adesso e quindi abbiamo deciso all'ultimo momento di cambiarlo, però non è stato cambiato sul cartellone, quindi qualcuno potrebbe aver pagato per un altro spettacolo e quindi facciamo questa indagine prima. Lo spettacolo si chiama Il timido anticristo. Ci sono cattolici in sala? Potete dirmelo, non sono diocleziano. Sulle mani? Nessuno? Perfetto, lo dico per voi, sappiate che se siete credenti e non me l'avete detto, sarà una serata lunghissima. Se me lo dite adesso, sono disposto a rimborsarvi la cena. Però non facciamo che adesso vi date e alzano la mano per farsi rimborsare la cena. Sennò poi ci credo che quelli ci dicono che siamo delle persone orribili, va bene? Bastardi. Allora, nessuno mi ha detto che è cattolico, quindi... Ma c'è un dibattito interno a sto tavolo? Ah, scusa, non vi vedo. Allora, sì, scusate che non vedevo dai fari che c'è in faccia. C'è una ragazza che viene da un po' più lontano di Brescia, dall'India. Quale faranno la traduzione durante lo spettacolo? Chi ha detto wow? Quindi se sentite del vocio qui, non è gente che sta protestando, è gente entusiasta, perché se ti fa schifo quello che senti, non traduci, fai soltanto. Quindi se sentite dei rumori qua, in realtà lo spettacolo sta andando.